Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Posso dirlo, è forse il video più atteso di settembre, soprattutto per gli amanti del fantacalcio, dove andrò ad elencarvi i giocatori che sono riuscito a prendere nell'asta. Like subito, tanti like se volete degli aggiornamenti futuri su come sta andando il fantacalcio, essendo che ho tirato su una formazione veramente imbarazzante, mi auguro che non ci siano troppi like, così ho la scusa di dire voi non avete messo like ed io non vi aggiorno. Quindi se avete messo like, toglietelo gentilmente, grazie. Allora ragazzi, non si tratta del fantacalcio degli youtubers, ma di un fantacalcio fatto in 6, nello specifico io, Sigwulf, Gabboman, il fratello Fabio, Davide Bonolis, il figlio di Paolo Bonolis, e lo stesso Paolo Bonolis. Incredibile ma vero, siamo stati 5 ore in live, in webcam, a vederci, a scannarci, e devo dire che è stata un'esperienza incredibile ragazzi, da mettere nel curriculum, asta del fantacalcio con Paolo Bonolis. Eccezionale! Link delle magliette peraltro in descrizione, vabbè, chiusa parentesi. Allora, altre precisazioni: avevamo a disposizione 500 fantamilioni. E perché non sono soddisfatto? Perché come sempre sbaglio a gestire il budget. Ho speso tantissimi soldi per i difensori, quindi poi nel centrocampo ho cercato un attimino di trattenermi, e per quanto riguarda l'attacco sono stato anche un po' sfortunato, questo va detto, che il bomber che ho puntato io praticamente lo hanno puntato tutti, e quindi sono riuscito a prenderlo ad una cifra spropositata. Allora, con dei mezzi tecnologici pazzeschi ragazzi, mi sposto un po' qui sulla mia sinistra. Iniziamo con Donnarumma, Gigio Donnarumma, felicissimo ragazzi, l'ho acquistato a 30 fantamilioni, neanche tanto. Il vice Tatarusano, preso a 1 fortunatamente. Non volevo prendere Antonio Donnarumma per una questione proprio di orgoglio mio, e quindi ho preso Gollini a 10. Questo ovviamente mi permetterà di avere un minimo di alternanza dei portieri, che male non fa. Passiamo adesso alla difesa. Vi avviso che ho una difesa clamorosamente forte, ma sappiamo che il fantacalcio si vince col centrocampo e l'attacco più che altro. Vabbè, comunque ho preso Acerbi a 9. Lo volevo, ci tenevo a prenderlo, e tutto sommato l'ho preso anche ad una cifra modesta, considerando che il suo valore, la sua quotazione è 18. Bruno Alves a 1, De Ligt a 13, Atebeur a 7, anche lui lo volevo fortemente sperando che rimanga l'Atalanta, Kier preso a 4, poi non me ne vogliate cari fratelli rossoneri, ho preso Kolarov, Skriniar e Young, esattamente a 18 crediti, 5 crediti e 11 crediti. Non mi chiedete perché ho speso tanti soldi, perché alla fine ho speso veramente tanti soldi per la difesa. Si sa ragazzi che uno può fare mille previsioni prima dell'asta, poi arriva l'asta e uno si rincoglionisce completamente. Mi auguro che io riesca magari a scambiare qualche mio difensore con un centrocampista o un attaccante delle altre squadre, degli altri componenti del fantacalcio, non lo so, me lo auguro. Passiamo al centrocampo, vi lascio i due pupilli che ho preso alla fine e vi dico che ho preso innanzitutto Castilleco, perché sono riuscito a prenderla a 1, quindi sono molto contento. Linetti, anche lui preso ad 1. Locatelli, e qui spero che rimanga al Sassuolo, altrimenti se va alla Juventus secondo me il campo lo vede poco, o comunque lo vede di meno rispetto al Sassuolo, preso a 6. Miranchuk dell'Atalanta, anche lui lo volevo fortemente, preso a 11. Nainggolan preso a 4. Politano preso a 2. E poi i miei due pupilli sono Tonali, Sandrino Tonali, cuore rossonero, non potevo non prenderti, preso a 10, quindi anche ad un prezzo modesto. E Kulusevski preso a 30. Ma vi chiedo, Kulusevski sarà titolare? Giocherà? Farà bonus? Me lo auguro, ho speso 30, cacchio. Prima di arrivare agli attaccanti, vi avviso che a fine video vi metterò una schermata con gli svincolati, vale a dire con tutti quei giocatori che nessuno ha preso perché ognuno aveva già fatto la propria rosa. Considerando che ancora il calciomercato è aperto e posso fare magari degli scambi, posso svincolare qualcuno e prendere appunto uno di quelli che sono svincolati, fatemi sapere. Mi raccomando, confido in voi nel cercare di dare dignità a questa squadra che per adesso
Non ce l'ha. In attacco, signori, vi dico prima tre giocatori che ho preso ad uno, e sono Simeone e Pavoletti, insieme ad Orsolini. Anche Orsolini mi piace abbastanza. E poi ho preso, diciamo, quelli che ho pagato di più sono Barrov, preso a 35, Boga, preso a 71, e anche qui mi auguro che resti al Sassuolo, perché ho come la sensazione che se va al Napoli magari non è la stessa cosa. E Ciro Immobile, tacci tua Ciro, non mi deludere, preso a 173, che è una roba proprio incredibile. Dicevo che sono stato sfortunato perché nel frattempo, sempre con i mezzi tecnologici, mi sposto al centro. Sono stato, non dico salato, pirla innanzitutto, perché voglio prendermi le mie responsabilità nello spendere tanto per i difensori. Lì errore mio, mea culpa, c'è poco da piangersi addosso, ho sbagliato, va bene. Diciamo che la sfiga sta nel fatto che magari alcuni giocatori, bomber, sia a centrocampo che in attacco, sono andati via ad una cifra. Quelli a cui ho puntato io magari si è scatenata un'asta incredibile. Vi faccio un esempio, non voglio spoilerarvi chi l'ha preso, ma se non erro Ronaldo, cazzo, Cristiano Ronaldo è andato via tipo a 100. E uno dice, cazzo, ma Dani, 100 Ronaldo e 173 Immobile. Sì ragazzi, perché il mercato, il fantacalcio, chi lo fa sa perfettamente che col senno del poi vai a vedere le cifre a cui sono andati via i giocatori e si trovano delle discrepanze incredibili. Vabbè ragazzi, adesso come promesso vi lascio la lista degli svincolati. Ditemi se secondo voi tra questi svincolati c'è qualcuno che vale la pena prendere. Non vi dico quali sono le rose degli altri partecipanti per correttezza, perché giustamente ognuno vorrà annunciare la propria rosa sul proprio canale, ma una volta che tutti loro avranno annunciato le rispettive rose, ve le metterò anche su Instagram, così siete aggiornati un po' su tutto. Va bene ragazzi, mi raccomando, non lasciate like, vi chiedo di non lasciare like, altrimenti mi tocca veramente aggiornarvi su questo fantacalcio che è partito col piede sbagliatissimo. Vi ricordo che il 17 settembre ci sarà la live reaction della partita del Milan di Europa League preliminari, la farò su Twitch, quindi venitemi a seguire su Twitch. E poi ovviamente riprenderà la Serie A, video contro video, live reaction, challenge, ragazzi, si riparte a bomba. Per adesso è tutto, non lasciate like e alla prossima, ciao!